Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi vi faccio un sapore molto molto carino da regalare o da usare anche per noi. Non è un sapone che ha delle proprietà particolari, ma è solamente un tipo di decorazione, quindi uno spunto per anche altri saponi che potreste fare. Per chi di voi mi segue su Instagram avrà visto che sono andato a comprare le caramelle da Tiger e ho fatto tutta una serie di video, e useremo queste caramelle per decorare il sapone Lollipop, quindi il sapone lecca lecca, bellissimo. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video, oppure potete abbonarvi al canale, avere anche fantastici vantaggi tra cui l'accesso alla mia chat Telegram, oppure se siete tanto affezionati a me o al canale potete premere la mia lista desideri e farmi recapitare a casa un regalo a scelta fra quelli presenti nella lista. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora questo sapone, come vi ho detto all'inizio video, è puramente estetico, ma volevo riportarvi questa tecnica perché può essere usato con qualsiasi tipo di sapone ed è un'idea carina per decorarli. Chi mi ha seguito su Instagram saprà che sono andato a comprare queste caramelle da Tiger, molto belle, sono caramelle dure di zucchero, quindi ottime da poter mettere come decorazione sopra il sapone. Guardate un po' che belle che sono. Per questo sapone userò la fragranza Bubblegum che troviamo su Amazon, link in info box, e tre mic colorate simili al colore delle caramelle, e farò un sapone a tre strati. Bene, questo video volevo già farvelo prima, solamente che mi sono mangiato tutte le caramelle e quindi alla fine sono dovuto andare a ricomprarle e Tiger non ce l'ho vicino a casa, quindi è stato un bel viaggetto. Guardate un po' che belle che sono, con l'uva, con le ciliegie, le mele, picchi d'arancio, insomma bellissimi, e sul sapone vanno bene perché comunque andranno a sciogliersi tanto che lo usiamo. In più lo zucchero presente sulle caramelle avrà anche un effetto lenitivo per la pelle. Allora, qui abbiamo 50 g di burro di cocco già pesato. Vi faccio una ricetta semplice, poi voi potete usare la ricetta che preferite. Se vi servono delle ricette, vi ricordo che ho fatto il video ricettario con tante tante ricette per tanti tanti tipi di saponi diversi. Adesso vado a pesare la soda. Come quantità di acqua ho applicato uno sconto di 10 grammi in modo che riusciamo a far solidificare prima i vari strati. E vado a scaldare gli oli e i grassi. Bene, noi ci vediamo quando sia la parte liquida, ossia la soda e l'acqua, sia la parte grassa sono entrambi ad una temperatura in un range di 42-45 gradi, e poi vediamo come andare avanti. A dopo, tanto che aspettiamo che vadano a temperatura, inizio già a mettere nelle brocche le varie miche, quindi quella rosa. Queste miche sono molto pastellose, molto chiare, a mio avviso molto belle. I link ovviamente li trovate sempre sotto ad ogni video di tutti i prodotti che uso.
pensavo il colore giallo di lasciarlo in superficie, che è un po' più chiaro e spiccheranno meglio le caramelle. Eccoci ragazzi, allora la parte liquida e la parte grassa sono entrambe a temperatura, le unisco assieme e vado di mini pime, traccia leggera leggera, giusto una mischiata. Adesso la divido in tre brocche. E ho cambiato idea, faccio il verde in fondo. Di fragranza e verso subito nello stampo. Questa fragranza tende ad accelerare, infatti vedete che è già diventato un patè, ma non è un problema. La andiamo a distribuire bene sul fondo, non succede niente. Bene, così possiamo passare subito all'altro strato. Quando abbiamo fragranze che accelerano, dobbiamo essere velocissimi. Pulisco un attimo la spatola, ok, vado di giallo, fragranza, adesso attendiamo qualche minuto che si rassodi abbastanza per fare la decorazione superficiale e inserire finalmente le caramelle. A dopo! Se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere il link che trovate sotto ad ogni video, la mia lista desideri, e regalarmi un prodotto a vostra scelta. Ok, usiamo il cucchiaino come al solito. Bene, noi ci vediamo tra 24 ore per il taglio, così vediamo com'è venuto e vi dico ancora due cosette. Ciao ciao! Eccoci ragazzi, sono passate 24 ore esatte, io ho già tolto il sapone dallo stampo perché ho fatto la foto di copertina, guarda il tempo che bello che è. La cosa bella è che le caramelle hanno un loro profumo naturale, quindi il sapone, oltre ad avere il profumo della fragranza che abbiamo messo, avrà anche quello delle caramelle, che rimarrà inalterato. Taglio la prima fetta, come taglio il sapone uso sempre questo qui, trovate il link su Amazon. Questa volta userò il filo perché è un sapone abbastanza decorato. E vi ricordo che insieme a questo taglia sapone vi danno anche
una lama zigrinata, una lama liscia e uno stampo rettangolare, quello solito che usiamo per saponi. Guardate un po' che bello che è. Ci sono tutte le decorazioni delle caramelle, molto molto bello. Come sapone, ve l'ho detto, non ha nessun particolare utilità, nel senso che non ha una proprietà particolare, però è molto bello da regalare. E in più un'idea carina, se trovate questo tipo di caramelle, o comunque caramelle di zucchero mature, mi raccomando, per decorare qualsiasi tipo di sapone. Bene, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi mi volete supportare potete premere il tasto grazie che trovate sotto ad ogni video e fare un'offerta libera, così mi aiuterete a comprare nuovi materiali per fare nuovi video. Oppure, se siete particolarmente affezionati a me e al canale, potete premere la mia lista desideri che trovate sempre sotto ad ogni video e farmi recapitare a casa un regalo a vostra scelta tra quelli presenti nella lista. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!